Buongiorno a tutti, sono Alessia Gallino, sono una dottoressa in scienze motorie sportive e laureanda in scienze dell'educazione motoria preventiva adattata presso l'Università degli Studi di Torino. Oggi vi propongo degli esercizi che potete eseguire 3 o 4 volte a settimana che consistono nel miglioramento della vostra componente cardiorespiratoria. Iniziamo con la respirazione diaframmatica che vi servirà a respirare bene anche per i prossimi esercizi. Ci sediamo e appoggiamo bene la schiena allo schienale di una sedia. Appoggiamo una mano sulla pancia, mentre l'altro arto può restare rilassato. Quando inspiriamo, gonfiamo bene la pancia e quando espiriamo, soffiamo fuori tutta l'aria, sgonfiando la pancia. Durante le ripetizioni le spalle sono molto ferme e non si respira con il torace, ma solo con la pancia. Ne facciamo 10 ripetizioni, dopodiché ci alziamo molto lentamente, recuperiamo 30 secondi e passiamo agli esercizi da eseguire nella stazione retta. Iniziamo con una camminata sul posto, cercando di alzare bene le ginocchia. Dopo aver fatto 10 ripetizioni, aggiungiamo le alzate frontali delle braccia. Le braccia sono tese e non devono superare l'altezza delle spalle. Anche in questo caso facciamo 10 ripetizioni. Poi recuperiamo 30 secondi e dopo aver recuperato 30 secondi facciamo lo stesso esercizio, quindi partiamo sempre con la camminata sul posto e aggiungiamo delle alzate laterali. Quindi braccia sempre tese, anche qui senza superare l'altezza delle spalle. Facciamo 10 ripetizioni e anche in questo caso recuperiamo 30 secondi. Dopo aver recuperato 30 secondi, ripetiamo questi esercizi aprendo e chiudendo le mani. Iniziamo con la camminata sul posto, alziamo le braccia, apri, chiudi e ritorno. Anche in questo caso le ripetiamo 10 volte, recuperiamo 30 secondi e anche con le alzate laterali facciamo la stessa cosa. Quindi dopo aver recuperato, alzate laterali, apro, chiudo e ritorno. Apro, chiudo e ritorno. Apro, chiudo e ritorno. Sempre 10 volte per tutti gli esercizi e poi recuperiamo altri 30 secondi. Sempre effettuando la camminata sul posto, portiamo le mani alle spalle, i gomiti non devono superare le spalle ma sono sempre pari all'incirca o poco sotto e spingiamo le mani in avanti. Torniamo indietro, anche questo esercizio lo ripetiamo 10 volte. Dopo aver effettuato 10 ripetizioni, recuperiamo 30 secondi ed effettuiamo lo stesso esercizio ma andando lateralmente. Quindi sempre con la camminata sul posto, mani alle spalle, estendiamo in fuori e flettiamo. Estendiamo e flettiamo. 10 ripetizioni anche di questo esercizio e recuperiamo 30 secondi. Dopo aver recuperato, facciamo l'ultimo esercizio con le mani sulle spalle e spingiamo verso l'alto. Flettiamo ed estendiamo verso l'alto. Sempre 10 ripetizioni. Ok, recuperiamo 30 secondi e passiamo all'ultimo esercizio. Per concludere il nostro allenamento faremo un defaticamento attraverso la respirazione diaframmatica, come il primo esercizio che abbiamo visto. Anziché effettuare 10 ripetizioni, però ne effettueremo solamente 5. Ricordiamoci quindi di mettere la schiena bene contro lo schienale. Una mano sulla pancia in modo da sentire quando si alza e si abbassa e di non sollevare né le spalle né lo sterno.
Al termine delle 5 ripetizioni, il nostro allenamento finisce qui. Alla prossima!